Ancora in diretta su Studio 90 Italia, buongiorno da Paola 4, era Gianmarco Sgro con Io ci sarò. Parliamo subito con lui che in questo momento è in aeroporto, sta venendo proprio a Catania dalle nostre parti, e dell'album che è uscito il 7 giugno dal titolo Impronte parleremo appunto proprio con lui, che contiene anche questo singolo. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Ciao Gianmarco Sgro, benvenuto, un album romantico, direi anche completo, perché abbraccia diversi stili come del resto la vita, che poi abbraccia diversi momenti, ed infatti questo è un concept album, me ne parli un po'? Sì, certo, è vero, un concept album perché proprio ogni canzone, diciamo, è legata all'altra attraverso musica, arrangiamenti. E la cosa curiosa, insomma, è che per scrivere questo album mi sono proprio ispirato a questa storia d'amore tra una bellissima trapezista, ecco, e un clown. E niente, mi ha dato modo di guardare l'amore, ecco, da un altro punto di vista. Quindi un amore che risiede proprio nel nostro subconscio e che, insomma, viene scoperto lentamente man mano che la storia d'amore va avanti. Senti, sei un cantautore, però in quest'album hai collaborato anche con altri. Com'è stata questa collaborazione con altri artisti, altri cantautori? Guarda, è stata molto positiva perché diciamo che appunto mi ha permesso di crescere sia da un punto di vista artistico che da un punto di vista personale. Infatti nell'album c'è la collaborazione proprio dei Big Soul Mama, ad esempio, che sono un coro gospel di Latina molto, molto conosciuto anche a livello nazionale, che insomma vantano collaborazioni con Tiziano, con Ivana Spagna, e poi soprattutto, diciamo, scrivere, ecco, con persone più grandi di me anche da un punto di vista anagrafico, mi ha proprio permesso di trattare temi che, insomma, io magari non ero ancora pronto a trattare. Quindi è stata un'esperienza molto formativa sia da un punto di vista artistico che personale. Poi ho notato che si parla spesso d'amore, ma cos'è per te l'amore? Ma l'amore sicuramente è il sentimento che più di tutti ci accomuna, perché poi, come appunto ho voluto scrivere e raccontare in Io ci sarò, l'amore è non è altro che il sentimento più alto che una persona può provare, ma non per forza un amore, diciamo, dato a una donna oppure a una moglie, ma anche un amore che possiamo dare, non so, a un amico, a un padre, a una madre. Infatti in Io ci sarò il brano tratta proprio il tema, ecco, dell'amicizia, visto quasi come un amore platonico, per così dire. E quindi niente, è proprio questo il punto fondamentale dell'album, come ha detto te, questo amore romantico che è sottolineato in tutto l'album. Cosa significa per te quest'album? Guarda, Impronte per me è un album, diciamo, molto molto importante, soprattutto per un punto di soprattutto per ecco per un punto perché è un album che mi ha dato un po' una svolta, per così dire, ha dato una svolta alla mia carriera, perché comunque è stato il vero album prodotto, quindi con un manager, con una produzione artistica, perché il mio precedente lavoro era stato fatto attraverso, ecco, una demo registrata in modo locale, e invece questo album mi ha proprio permesso di affacciarmi al mondo della discografia, ecco, nazionale. Tra l'altro nei prossimi giorni sarai ad Insieme da Salvo La Rosa, che salutiamo, quindi davvero in bocca al lupo per questo tuo lavoro e per i tuoi progetti, che sicuramente saranno grandiosi, Crepi il lupo, sì, sarò ospite nei prossimi giorni proprio lì a Insieme, quindi vi verrò a trovare a Catania, quindi mi raccomando, seguitemi numerosi. Oltretutto ci sono tante persone che mi scrivono da Catania in questi giorni, quindi è sempre un piacere, ecco, venire a Catania, soprattutto perché io, oltretutto, ti dico anche un'altra cosa, sì. Nelle mie vene scorre sangue siciliano, quindi ecco, è un po' un ritorno in patria, per così dire. E allora ti aspettiamo a braccia aperte, mi raccomando, vienici a trovare più spesso allora, ok? Volentierissimo. In bocca grazie al lupo mille. Gianmarco Sgro, seguitelo anche su Facebook, su Twitter, sui suoi siti, basta cercare Gianmarco Sgro, e soprattutto acquistate quest'album perché ne vale davvero la pena. Grazie Gianmarco Sgro. Ciao, salutiamo anche il grande Rod, ecco, lui mi ha capito. Sì, sì, esatto, saluto anche al medico Rod. Un bacione, lo lasciamo volare adesso perché è in viaggio, quindi grazie mille Gianmarco, ciao. Ciao, grazie a voi, ciao ciao ciao. Noi invece ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo sempre con la bella musica italiana, questa è Studio 90 Italia con Paola 4 e dall'altra parte del vetro DJ Felix fino alle 13.